Inizia una settimana da vivere intensamente nel segno dell'attore di Sala Consilina Andrea Di Maria. Cinema, fiction e nuovi jack per l'artista del Vallo di Diano in grandissima ascesa su tutti i fronti. Tutto in 7 giorni che si preannunciano come il lancio definitivo nell'Olimpo cinematografico per l'attore di Sala Consilina. Talentuoso, istrionico, Di Maria in 7 giorni sarà tra i protagonisti del cinema e della fiction italiana. Il 20 e il 21 settembre su Rai 1 andrà in onda la miniserie di 2 puntate Lampedusa, che vedrà Claudia Amendola vestire i panni del protagonista in una fiction sulle drammatiche vicende degli sbarchi clandestini che interessano l'isola siciliana di Lampedusa, e Andrea Di Maria sarà protagonista insieme all'attore romano. Il giorno dopo, il 22 settembre, ecco che il cinema a diventare il palcoscenico di Andrea Di Maria. Sarà infatti nelle sale di tutta Italia il film Prima di lunedì con Fabio Troiano e Martina Stella. I due insieme al nostro Andrea Di Maria sono costretti a subire gli ordini di un boss che trafuga opere d'arte e al quale devono un favore. Quest'ultimo, manco a dirlo, è il volto di Vincenzo Salemme. Il regista è Massimo Cappelli, guest star Sandra Milo è successo al botteghino assicurato. Durante la conferenza stampa di presentazione del film Andrea Di Maria ha strappato sorrisi. Sono capitato in questo film per caso perché un altro attore ha rinunciato a pochi giorni dall'inizio. Scamarcero occupato, Bover in ferie e così. Settimana finita, ma che proprio in questi giorni Andrea Di Maria inizierà a girare un nuovo film dei fratelli Taviani sulla resistenza e il fascismo, dove interpreterà un prigioniero fascista. Dalle risate al cinema d'autore per evidenziare ancora una volta e ancora di più il talento a 360 gradi di Andrea. Amore mio! Gioia mia, c'est moi! Oh cazzo!